Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non vi vedo purtroppo, voi vedete me, ma insomma, spero siate numerosi. Io mi chiamo Agostino Dovier, sono il coordinatore dei corsi di laurea in informatica, Internet of Things, Big Data e Machine Learning, che vi presenterò nei prossimi 15 minuti. Allora, iniziamo, la prendo un po' alla lontana perché studiare informatica. Qui ci sono delle cose che dirò che valgono per entrambi i corsi di studio, poi cercherò di specializzarmi. Alcune delle cose anche valgono per i corsi di studio che vi racconterà poi il professor Picciarelli più avanti. L'informatica innanzitutto è una scienza, computer science. Nel 2000 furono stilati un elenco di problemi aperti della scienza. Per la scienza, i problemi del millennio, tra questi c'è un problema di informatica, problema P versus NP. La risoluzione di questo problema vi farebbe vincere subito $1 milione e probabilmente anche gloria in peritura nel mondo dell'informatica e non solo, in particolare dimostrandone una direzione. Comunque, ci sono alcune frasi appunto che cercano di far capire questo senso dell'informatica. Computer science, informatica, sta ai computer come l'astronomia sta ai telescopi, insomma, in qualche modo. Ora, perché studiare informatica? L'informatica, in senso lato, attualmente è ovunque. Qui ci sono degli esempi, vedete la medicina, questo è un computer d'aereo. L'online banking, gli studi di registrazione, la robotica aziendale, non ultimo in basso una laurea della nostra università. E sostanzialmente l'informatico affronta e risolve mediante l'utilizzo del calcolatore e di eventuali periferiche attaccate al calcolatore, problemi complessi, problemi, mi manca una C, comunque sono problemi complessi, problemi da sfidare. E si può, l'impatto dell'informatico è in tutte le discipline. L'informatica è molto richiesta, appunto per questo, perché in tutte le discipline c'è bisogno dell'informatica. Qui sono alcuni ritagli di giornale, l'industria 4.0 si fa spazio, ma mancano gli informatici, le aziende cercano informatici, servono, ma non ci sono. La disoccupazione è zero, assolutamente zero, già a livello di laurea triennale. Poi, il lavoro che fa l'informatico con la laurea magistrale spesso è più interessante di quello che fate con la laurea triennale, ma già con la laurea triennale fate gli informatici e siete molto molto richiesti. Qui ci sono, vedete, 230, questo l'ho fatto ieri o ieri l'altro, 233 posizioni trovate per lavoro informatica vicino a Udine. Perché studiare informatica? Informatica in senso lato, questo vale anche per il corso di laurea in STM che vi racconterà poi il professor Picciarelli. Informatica è presente a Udine dal 1979, una delle prime in Italia. Se volete, lì c'è un link in cui vedete un resoconto di una giornata celebrativa che abbiamo fatto un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, insomma, per celebrare i 40 anni. Le nostre lauree sono certificate dal bollino Green del gruppo di informatica e qui vedete due esiti di statistiche, quello sopra del Censis di qualche mese fa. Siamo al secondo posto in Italia con le lauree triennali secondo il Censis. L'ultimo di qualche giorno fa siamo al primo posto nelle lauree magistrali in informatica che contemplano informatica, Internet of Things, Big Data e Web e comunicazione multimediale, tecnologia dell'informazione di Pordenone. Quindi le lauree dell'area informatica di Udine sono ai primi posti in Italia. Se vi piace l'informatica, restate pure a Udine. Questo. Dopo la triennale abbiamo tre magistrali, una internazionale in AI e Cybersecurity, una che si chiama Informatica e quella di Pordenone di cui abbiamo già parlato, e poi abbiamo il dottorato di ricerca in Informatica e Intelligenza Artificiale. Quindi qui trovate poi anche tutta la prosecuzione a livello accademico di quello che abbiamo numerosi consolidati scambi Erasmus con l'estero, c'è la scuola superiore che vi sarà stata presentata entro cui ogni anno un paio di posizioni di informatica ci sono. A cosa ti preparerà l'informatica? Qui è difficile da dire in breve tempo, ma sostanzialmente
Noi tutti in ogni momento utilizziamo smartphone, smartwatch, smart TV, tablet, computer fissi, portatili, computer di bordo della nostra auto, la PS4. E lì ci sono le app che devono funzionare. Quindi ogni volta che voi vedete un qualcosa che funziona su uno di questi dispositivi, lo ha scritto un informatico. Così come per cosa lo utilizziamo? Lo usiamo per partecipare agli esami, per fare questa spesso connessione. Pensate cosa sarebbe stato quest'anno di pandemia senza l'informatica, senza la rete la rete che poi presenta altre problematiche tipiche dello studio dell'informatica, la sicurezza delle reti, eccetera. Quindi conoscere a fondo l'informatica vi prepara a essere il protagonista del presente e del futuro. Cosa studierai? Qui andiamo molto veloce, poi potete guardare ovviamente nel sito web. Cioè, a informatica abbiamo programmazione, algoritmi, strutture dati, programmazione orientata agli oggetti, quindi un'area legata alla programmazione. Ci sono ben 33 CFU, sono molti CFU di programmazione nel corso di laurea di informatica. Ci sono poi quelli più legati all'architettura del calcolatore, come è fatto il calcolatore, come è organizzato il sistema operativo che sta sopra come è fatto il calcolatore e come questi calcolatori si mettono in rete tutte le problematiche. Anche su questo abbiamo 33 CFU, crediti formativi. Questo è un po' più tipico del corso di informatica rispetto agli altri che vedete oggi. A informatica avete anche dei crediti, 18 CFU di logica matematica e di fondamenti, aggiungerei fondamenti teorici, fondamenti dell'informatica che vengono dai lavori di Turing, dai linguaggi regolari, comunque fanno parte un po' del patrimonio dell'informatico tradizionale, diciamo, e i linguaggi di programmazione. Abbiamo l'ingegneria del software, come strutturare il software a livelli, le basi di dati, l'interazione uomo-macchina, un aspetto particolarmente interessante anche in questa realtà, noi stiamo interagendo tramite una macchina. Oltre a questo, essendo un corso di area scientifica, abbiamo 12 CFU di analisi matematica, 12 di matematica discreta, 6 di calcolo e probabilità statistica, 6 di fisica, 12 a scelta dello studente, questo vale per tutte le lauree, e poi il tirocinio in azienda. Poi farò delle conclusioni generali, passo all'altro dei due corsi di laurea che devo presentarvi, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, che è sempre un corso di laurea della classe di informatica, quindi per molti aspetti vedrete è simile a quello che vi dirò, però ha una leggera sfumatura verso queste aree, il nome lo dice chiaramente, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, queste nuove aree dell'informatica vengono messe un po' più in risalto. A Udine c'è stata la prima laurea in Internet of Things 4 anni fa, e l'anno scorso è stata modificata ulteriormente, questo è il primo anno che viene erogata, quindi se voi vi iscriveste il prossimo anno sareste al secondo anno del corso di laurea in Internet of Things, Big Data, Machine Learning. Perché studiare Internet of Things, Big Data, Machine Learning? Ma le stesse ragioni di prima, con in più qui c'è una sfumatura un po' più verso le periferiche, la robotica, la sensoristica, l'Internet of Things appunto ha degli aspetti legati anche agli smartwatch che mettete addosso, ai sensori che vi permettono di controllare la casa domotica e così via. Anche qui le competenze sono sempre quelle dell'informatico, però più vedete ci sono anche le ricerche proprio nell'Internet of Things, il nostro mondo non sarà più lo stesso. Big data, cosa sono? IT specialist, insomma, alla fine anche queste competenze sono molto richieste. Quali sono le caratteristiche peculiari di questo corso rispetto all'altro? Beh, qui ci sono 12 CFU di Fondamenti di Scienza dei Dati e Machine Learning for Big Data. Queste tecniche un po' nuove che vengono dalla statistica, dalle reti neurali, dal machine learning, che vi permettono di comprendere qualcosa da queste grandi mole di dati che noi creiamo continuamente anche attraverso internet, attraverso i laboratori di ricerca, eccetera. Magari tra un mese, che c'è una giornata per approfondire, possiamo entrare un po' più in dettaglio. Poi c'è un aspetto legato all'Internet of Things e quindi questi dispositivi dell'Internet of Things, e quindi ci sarà anche un corso di fisica orientato verso i dispositivi dell'Internet of Things e anche poi ai linguaggi e alle metodologie per collegare assieme questi strumenti, questi oggetti. Qui vedete appunto degli esempi.
Inoltre c'è anche un certo accento verso il web, si parla delle tecnologie web laboratorio, si parla del social computing, tutti noi utilizziamo dei social, e anche tutto quello che sta dietro sostanzialmente a questo. Quindi abbiamo questi 18 CFU nell'area web e social computing. Oltre a questo, ma anche qui c'è la programmazione, gli algoritmi, anche qui ci sono le architetture, i sistemi operativi, le reti, ingegneria del software, base di dati, interazione uomo-macchina. Dite, ma le ho già viste prima? Sì, perché sono entrambe lauree equivalenti L31, classe di informatica. Oltre a questo, anche qui ci sono i corsi di analisi matematica, di elementi di matematica e algebra lineare, di là si chiamava matematica discreta, c'è statistica e laboratorio. In questo lucido sintetizzo le principali differenze. C'è una grande parte comune, tantissimi crediti di informatica, di discipline informatiche e basi matematiche. A informatica avete il corso di logica, calcolo scientifico, fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione. A Internet of Things avete tecnologie web, fondamenti scienze dei dati, machine learning, Internet of Things e social computing. Queste sono le due differenze principali. Poi a informatica si fanno dei CFU in più di architettura e di sistemi operativi. A Internet of Things 3 CFU in più di area statistica. Queste sono le principali differenze, potete poi rivedere questi lucidi. Abbiamo praticamente finito, adesso i due corsi si uniscono. Alla fine, diciamo, in entrambi i corsi di laurea abbiamo associata un'attività di laboratorio. Alcune parti di esami sono progetti da svolgere in laboratorio, in autonomia o gruppi. Ci sono 9 CFU di tirocinio in azienda obbligatori, ci sono fatti i tirocini anche quest'anno, anche con la modalità remota, quando è stato possibile. Ovviamente speriamo che per quando tocchi a voi non ci sia più questo problema. Comunque, come vi dicevo, le aziende vorrebbero informatici continuamente e sono contentissimi di avere dei tirocinanti che passano dei periodi così anche vedono lo stesso tirocinante, vede se vuole stare poi in quell'azienda, l'azienda vede se assumerlo o meno, ma di solito sì. Alla fine c'è la tesi di laurea, che è tipicamente basata sul lavoro di tirocinio. Se uno va in azienda fa la tesi di solito basata sul tirocinio. Ci sono anche dei tirocini fatti nei laboratori interni. Abbiamo i nostri laboratori di ricerca, che magari di cui potrò parlarvi nell'incontro più approfondito tra un mese con chi è interessato. Ma in quel caso la tesi può essere di tipo diverso. Ma ovviamente abbiamo la possibilità di passare un semestre all'estero. Volevo soltanto mostrarvi, questo, ho ancora solo due lucidi, questo è un esempio invece di tesi fatta appunto internamente, avrei anche l'animazione, ma l'ho preferito mettere save screenshot. Sostanzialmente una tesi, e questo è un esempio, questa è una tesi vera, triennale, sostanzialmente il problema del cubo di Rubik viene analizzato, modellato in un linguaggio di programmazione, risolto con il linguaggio di programmazione e poi viene anche creata, questo si fa mediante un browser, comunque utilizzando un linguaggio con cui programmate il browser, potete muovere il cubo sul browser. Quando gli dite ora risolvilo, viene chiamato il vostro programma che lo risolve e la risoluzione viene mandata sul browser che vi mostra i movimenti e ve lo riporta a posto. Quindi avete non solo l'animazione non è soltanto, diciamo, il filmino, è proprio la risoluzione del problema, modellazione, risoluzione e visualizzazione ad alto livello. Qui ci sono un po' tutte le cose che fanno parte appunto di un progetto di tesi, un esempio, insomma, tesi possiamo fare, ne abbiamo tantissime. L'accesso al corso di laurea, a entrambi i corsi di laurea è libero, non c'è il numero chiuso, non c'è lo sbarramento d'ingresso. Tuttavia c'è un test che si chiama TOLC-S che dovete superare prima di superare gli esami del secondo anno. È abbastanza facile da superare per chi ha fatto una scuola superiore. Qui intorno, diciamo sostanzialmente. È sufficiente prendere 7/20 nella parte di matematica. Ci sono, potete, ora si fa a casa, ci sono anche dei corsi gratuiti, ovviamente, anche preparati da noi per prepararsi a questo test. Ma ripeto, non è un test d'ammissione, non è come a medicina. Se voi volete potete iscrivervi senza fare il TOLC e poi lo fate dopo. Questo però può avere un senso per dire.
Di solito non succede, ma uno fa questo talk, prende un voto veramente basso e allora magari ci riflette un attimo, ma di solito non succede, non succede mai, almeno non a quelli che partono dalle nostre scuole superiori qui attorno, insomma, in Veneto, in Friuli, in Trentino, eccetera. Ora, niente, questo io ho finito, ho sforato forse un minuto, ma avevo due corsi di studio, cioè sforo sempre. Le domande appunto possono arrivare via chat, io sono comunque collegato qui o comunque poi posso rispondere via email volentieri in qualunque momento, insomma. Bene, buongiorno a tutti, io mi chiamo Sebastiano Sonego e oggi vi presento il corso di laurea in matematica che coordino. Allora, voglio iniziare prima di entrare nei dettagli specifici di cosa si studia, cosa poi si va a fare e così via. Voglio farvi una panoramica generale su che cos'è la matematica. Perché voglio convincervi, beh, il mio collega, il professor Bovi, era detto che l'informatica è ovunque, ecco, io voglio convincervi che anche la matematica è ovunque. Ecco, voi direte perché ci racconta che cos'è la matematica? Lo sappiamo, l'abbiamo studiata a scuola, perché spesso ci sono degli aspetti della matematica importantissimi che a scuola non si vedono. Allora, breve carrellata sulla matematica e diciamo discipline che hanno forti contatti con la matematica. Beh, inizialmente, innanzitutto, la matematica è pensiero astratto. Ecco, questa è la matematica che conoscete già potenziata, se vogliamo. Ecco, già qui vedete degli aspetti della matematica che sicuramente non, con cui sicuramente non siete ancora entrati in contatto. Vabbè, a destra vedete quello è un taccuino di un matematico leggendario, Ramanujan. A sinistra vedete una pagina dei principi a matematica di Russell e Whitehead, pubblicati all'inizio del Novecento. Allora, una cosa interessante è il numero della pagina, vedete, è la pagina 362. E al centro della pagina vedete che da questa proposizione segue che 1 più 1 è uguale a 2. Quindi i signori Russell e Whitehead hanno utilizzato 362 pagine per dimostrare, per arrivare a concludere che 1 più 1 è uguale a 2. Il motivo è che loro cercano di fondare la matematica partendo dalla logica, basandosi sulla logica. Già questo vi fa capire, se ci sono volute 362 pagine, vi fa capire che la matematica va molto più indietro, scava molto più a fondo, forse, della matematica che normalmente siete abituati a conoscere. Quindi la logica, ad esempio, è una disciplina eminentemente matematica che normalmente a scuola non si vede. Ecco, un altro aspetto della matematica che invece si vede a scuola, però sì, diciamo, le parti più affascinanti forse non si vedono, è la geometria, lo studio delle forme, degli spazi. Ecco, qui vedete, vabbè, vedete la geometria euclidea, poliedri, uno dei solidi platonici, qui, questi forse l'avete visto a scuola, ma vedete anche altri aspetti più interessanti. Vedete un esempio di spazio non orientabile a destra, un nastro di Möbius, quella è una figura che ha una sola superficie, e sotto vedete un esempio di tassellazione del piano non regolare, una cosa che si è scoperta che esiste non molto tempo fa. Ecco, dalla geometria, dalle forme, si passa subito alle arti figurative, naturalmente. Vedete, quello in alto è un progetto di un centro di arti di Taiwan, poi alla fine hanno scelto un altro, il progetto che ha vinto non è stato quello, ma è stato un altro, però vedete che è chiaramente ispirato al nastro di Möbius. E avevamo parlato di tassellazioni, vedete che gli arabi avevano scoperto molte delle proprietà delle tassellazioni, in effetti conoscevano moltissimo su gruppi di simmetria. E vedete a destra, anche parlando di spazi con proprietà strane e tassellazioni, vedete un'opera di Escher. Quello, fra l'altro, è una rappresentazione molto precisa delle proprietà che avrebbe un piano iperbolico, una superficie, diciamo, con proprietà non euclidee. E un'altra disciplina che è molto legata alla matematica è la musica. Qui si va, vedete, dalla semplice scoperta di Pitagora che suoni consonanti, cioè che producono un effetto gradevole se suonati insieme, stanno fra loro, corrispondono a semplici rapporti di numeri interi, fino ad arrivare alle costruzioni
incredibilmente complicate di Bach. Qui ne vedete uno, questo è il contrappunto 7 dell'Arte della Fuga. Ecco, una cosa interessante, per esempio, mi viene in mente adesso, non molto tempo fa, pochi mesi fa, una studentessa ha fatto la propria tesi al corso di laurea in matematica proprio su aspetti matematici della teoria musicale. Ecco, quindi i punti di contatto ci sono e sono anche importanti. Ecco, qui poi vediamo, questo probabilmente lo conoscete dai vostri studi di fisica, ma vedete un altro aspetto della matematica. La matematica è il linguaggio con cui riusciamo a descrivere la natura. Secondo Galileo era il linguaggio in cui era scritto il libro della natura. Vabbè, non ho tempo adesso, però le applicazioni sono innumerevoli. Si va qui da applicazioni abbastanza ovvie, la matematica ovviamente viene utilizzata in questioni di tipo economico e di finanza, nell'informatica, nell'ingegneria, ma si arriva addirittura ad applicazioni che uno normalmente non pensa. Ad esempio, ci sono dei teoremi sui possibili sistemi di voto molto interessanti e ci sono applicazioni anche un pochino, boh, non mi viene da dire frivole perché frivole non sono, ecco, però più ludiche, ecco, diciamo, ci sono. La matematica gioca un ruolo importante in certi effetti di magia. Ecco, adesso che abbiamo visto velocemente questa carrellata su che cos'è la matematica, come lavora il matematico? Allora, la matematica è la scienza low cost per eccellenza. Praticamente non vi serve niente. Vi serve un foglio di carta, una penna. Boh, se avete un computer, magari se dovete scrivere un articolo o la tesi, meglio, però per fare il lavoro da matematico basta foglio di carta, la penna e il cervello. Qualcuno dice che serve anche molto caffè, però dipende dai gusti. Allora, a questo punto veniamo a noi. Come si entra nel corso di studi in matematica? Beh, come per informatica c'è un test d'ingresso e in entrambi i casi non è un test di sbarramento, non è anche qui un test come quello di medicina. Quindi se non superate il test non succede niente, c'è modo per recuperare i debiti. Anche qui vale quello che ha già detto il mio collega poco fa per informatica. Chiaramente, se totalizzate un punteggio incredibilmente basso, magari può voler dire che non è il corso di laurea che fa per voi. Ecco, però, ripeto, da parte nostra non ci sono assolutamente delle preclusioni. Non è neanche particolarmente complicato recuperare un test che, diciamo, non abbia dato risultati soddisfacenti. Dopo il test si entra nella laurea triennale. E una cosa importante è che, essendosi iscritti a matematica, questo non vuol dire che rimanete ingabbiati dentro a matematica, non vuol dire che dovete per forza poi fare la laurea magistrale in matematica e il dottorato e chissà che cos'altro. Ecco, la preparazione che vi dà la laurea triennale in matematica vi permette anche per la laurea magistrale di cambiare direzione. Potete passare a informatica. Beh, ho scritto informatica, fisica e ingegneria perché tipicamente queste sono le scelte per la magistrale che un laureato triennale in matematica fa, però ci sono anche altre possibilità. Ecco, qui è il caso di dire che, ad esempio, se vi interessa, per esempio, fare ingegneria, ecco, tenete conto che in certe magistrali di ingegneria i laureati in matematica vengono considerati molto molto bene, cioè sono i benvenuti. Poi, vabbè, ci sono i 2 anni, dicevo, di laurea magistrale, un eventuale dottorato di ricerca, ma qui l'orizzonte temporale è ben lontano. Ecco, un aspetto interessante è che ci sono borse di studio per chi si iscrive a matematica. Ce ne sono di finanziate dall'INDAM, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, proprio per gli iscritti a matematica. E poi invece queste sono più generali, vengono date delle borse di studio, posti di studio in realtà dalla Scuola Superiore dell'Università di Udine. E qui vi invito ad andare a consultare il sito e immagino ci sarà una presentazione della scuola anche in una di queste giornate. Entriamo nei dettagli allora della laurea triennale. Beh, qui ho fatto l'elenco degli esami. Ecco, non vado a soffermarmi negli esami uno per uno, vi voglio soltanto dire qualcosa sui numerini che li accompagnano. I numerini sono i crediti, i cosiddetti crediti formativi universitari.
In pratica, diciamo che un numerino di 6 vuol dire che avete a che fare con un corso di 48 ore, che vuol dire che è un corso che viene normalmente offerto in circa 3 mesi, 3 mesi e mezzo. 12 vuol dire che avete un corso annuale di 96 ore. Ecco, quindi chiaramente esami come ad esempio analisi 1, analisi 2 sono più impegnativi di esami da 6 crediti, ecco, nel senso che richiedono un numero maggiore di lezioni da seguire, complessivamente un impegno maggiore. Ecco, poi velocemente vi posso dire qualche cosa anche sull'offerta della laurea magistrale. Qui a Udine abbiamo 5 percorsi per la laurea magistrale. L'idea naturalmente è che qui uno tende a specializzarsi, ormai dopo 3 anni avrà capito che cosa gli interessa principalmente nella matematica. Ecco, c'è l'indirizzo generale teorico, oppure c'è il didattico per chi ha intenzione poi di andare a insegnare nelle scuole. C'è un indirizzo di matematica per scienze applicate, industria e servizi. Sostanzialmente stiamo parlando di matematica, beh, lo dice il nome, matematica applicata. Qui si studia principalmente analisi numerica, questioni di ricerca operativa. Poi c'è un indirizzo che è un pochino particolare, che abbiamo qui a Udine, sistemi dinamici, diciamo grandi linee, studia sistemi che presentano caratteristiche di evoluzione temporale o non necessariamente temporale, cioè un parametro che gioca il ruolo di parametro evolutivo, e poi c'è un indirizzo di finanza quantitativa in collaborazione col Dipartimento di Economia. Questi sono i percorsi dove, diciamo, se uno segue le regole, il piano di studi viene accettato di default. Non vuol dire che necessariamente uno deve riconoscersi in uno di questi 5 percorsi, anche se penso sia abbastanza difficile che uno non si riconosca in uno di questi. Sono abbastanza articolati. Se uno proprio vuole proporre qualche cosa di ancora più personalizzato, lo può fare. Se il piano di studi non è proprio una cosa assurda, normalmente viene approvato. Ecco, veniamo a una domanda che spesso si fa, c'è un mito che va sfatato, e cioè che i matematica è una gran bella cosa, però poi uno che si laurea in matematica alla fine rimane, come si dice, a spasso. Molto spesso si dice, sì certo, l'unico sbocco professionale del matematico è l'insegnamento. Ecco, non è assolutamente vero. I dati mostrano prima di tutto che il lavoro si trova e anche che si trova un lavoro, diciamo, lo spettro dei lavori è abbastanza interessante. Beh, vedete, prima ho detto si finisce solo a fare gli insegnanti, in realtà non è vero, però vedete che in realtà l'insegnamento gioca una parte importante, qui il 35% dei laureati vanno effettivamente a fare gli insegnanti, ma il motivo è anche che chi vuole andare a fare gli insegnanti tipicamente sceglie questo percorso. Ecco, non è considerato una professione di ripiego. Ecco, poi però vedete che ci sono molti altri settori a cui normalmente uno non pensa, ad esempio servizi, banca, finanza e così via, dove alla fine i matematici trovano impiego. E una cosa importante da dire è che anche normalmente l'impiego è un impiego di responsabilità, è anche ben retribuito e di soddisfazione. Vale la pena per voi andare a consultare questo sito, dove trovate delle interviste a una 50ina di matematici che sono finiti a fare altro. Beh, c'è qualcuno che naturalmente ha continuato a fare il matematico, però vedete qui ho ricopiato i capitoli del libro a sinistra, o diciamo le parti del sito, e vedete che sono andati a fare veramente, occuparsi di cose molto diverse, comunicazione scientifica, editoria, medicina, meteorologia. Ecco, è interessante leggere queste interviste, perché si vede che alla fine tutti si sono trovati soddisfatti e tutti riconoscono che la preparazione che hanno ricevuto, la formazione che hanno ricevuto durante il corso di laurea in matematica è stata importante per la loro realizzazione professionale. Allora, mi avvio alla fine, voglio sintetizzare. Allora, cosa possiamo dire di questo corso di laurea? Beh,
Si tratta di un percorso che forma delle persone, dei laureati che hanno delle basi molto solide e che hanno delle capacità logiche e analitiche spiccate, direi superiori alla norma. E questo è il motivo per cui vengono così apprezzati anche dal mondo del lavoro. Come ho detto, gli sbocchi professionali sono molteplici e le posizioni spesso sono posizioni di responsabilità. Ecco, questo non è il tipo di corso di laurea dove le persone, i laureati, alla fine vengono utilizzati, diciamo così, permettetemi di usare una parola brutta, ma come manovalanza. Ecco, normalmente non gli si dà mansioni che potrebbero essere svolte anche da altri. Ecco, devo riconoscere, devo confessare che non è un percorso facile. Quindi chi è in cerca del corso di laurea facile è meglio che non si iscriva a matematica. È un percorso che vi dà tanto, però è un percorso che chiede anche tanto da parte vostra. Però è anche un percorso che dà soddisfazioni, sia durante il percorso e penso soprattutto anche al termine. Ecco, un'ultima cosa che mi sento di aggiungere. Qui a Udine non abbiamo tantissimi iscritti a matematica. Siamo sulla cinquantina al primo anno. Ecco, questo dovete considerarlo in realtà come un valore aggiunto. Questo non è il corso dove voi vi trovate, dove lo studente è uno mescolato in mezzo a tantissimi altri. Questo è un corso dove lo studente viene veramente seguito. Ecco, abbiamo anche un servizio di tutorato efficace, parlerete, vedrete fra poco, incontrerete i tutor, però oltre ai tutor in realtà c'è una grandissima disponibilità anche da parte dei docenti. Ecco, con questo io ho terminato. Qui c'è la pagina dei contatti, se volete saperne di più vi invito a consultare le pagine del Dipartimento dove viene descritto il corso di laurea e se avete domande specifiche potete contattare uno degli indirizzi che vedete riportati qui. Bene, vi ringrazio. Allora, io sono Claudio Picciarelli, sono coordinatore del corso di Scienze e Tecnologie Multimediali, o come lo chiamiamo noi, STM per brevità. Qual è lo scopo del corso di STM? Beh, è quello di formare dei professionisti che abbiano delle competenze specifiche nel campo della produzione multimediale e in generale della comunicazione multimediale, quindi come comunicare qualcosa usando i media tradizionali o anche e soprattutto, quindi che interessano a noi, i nuovi media. Cosa significa questo? Significa fare comunicazione lavorando ad esempio sul web, fare comunicazione usando i social network, fare comunicazione usando media più tradizionali anche, perché no, come la televisione. Un esempio classico di comunicazione che lavora molto sui nuovi media è la pubblicità. Se ci pensate, quella è la forma di comunicazione, una delle forme di comunicazione più spinte, perché in pochissimo tempo dovrete riuscire a convincere il destinatario della vostra comunicazione a fare qualcosa di forte, ovvero comprare un determinato prodotto. Quello è un aspetto della comunicazione. Quindi si tratta di un corso che io definisco ibrido, nel senso che deve mettere assieme competenze molto diverse tra di loro. In particolare competenze, da un lato di natura tecnico-informatica, perché se voglio operare su web, ad esempio, voglio creare delle pagine web promozionali per un'azienda, ovviamente devo avere le competenze informatiche che mi permettono di farlo. Ma dall'altro lato mi servono anche delle competenze di natura più umanistica, quindi non prettamente tecnologica, non prettamente informatica, ma di altra natura. Ad esempio, abbiamo degli insegnamenti di regia televisiva, per esempio, che ti spiegano in che modo devi fare le inquadrature, gestire le sequenze televisive per riuscire a comunicare in maniera efficace. Per questo abbiamo insegnamenti di diversi tipi. E questa è un po' la caratteristica principale del corso di STM, che lo rende
quasi unico a livello nazionale. In tutta Italia ci sono veramente pochi corsi che vi offrono questo genere di formazione. Okay? Una caratteristica peculiare del corso di STM è la sede. Noi finora abbiamo parlato di corsi che si tengono nella sede di Udine, ma forse non lo sapete, l'Università di Udine ha una sede distaccata anche a Pordenone e in questa sede si tengono tutti i nostri corsi di STM e anche della relativa magistrale. La sede, se volete andare a visitarla, è in via Prasecco 3A, una sede piccola ma molto carina e molto, molto comoda anche per gli studenti che vengono dalle regioni vicine, ad esempio gli studenti del Veneto apprezzano molto il fatto di poter studiare a Pordenone, che è decisamente più facilmente raggiungibile che Udine per loro. Quali sono gli argomenti che a grandi linee andrete a studiare se vi iscrivete a STM? Ma io li raggrupperei in tre grossi gruppi principali e che vanno appunto a coprire quella duplice natura di cui parlavo prima, quei due aspetti, una parte più umanistica e una parte più informatica. Quindi da una parte abbiamo insegnamenti di natura prettamente informatica, ad esempio gli insegnamenti legati alle reti, legati al web, quindi comunque legati alla comunicazione, usare gli strumenti informatici per comunicare. Ovviamente qua ci andiamo a sovrapporre un pochino con i corsi di informatica che sono stati presentati prima, ma in maniera marginale. Ovviamente se siete interessati a uno studio approfondito dell'informatica, vi interessa solo quello e vi interessano anche gli aspetti magari teorici dell'informatica, probabilmente vi iscriverete a informatica. Ma se vi interessa sapere come l'informatica può essere utilizzata in applicazioni concrete legate alla comunicazione e all'uso dei nuovi media, allora forse STM è il corso più adatto a voi. L'altra grande categoria di insegnamenti è quella legata appunto ai media, quindi insegnamenti legati alla produzione video, alla produzione audio, alla produzione musicale nello specifico. E infine c'è una terza categoria che è perpendicolare alle altre due, che è quella dei diritti e società. In questa categoria ricade ad esempio l'insegnamento di sociologia. Uno potrebbe chiedersi perché devo studiare sociologia in un corso del genere, ma pensateci bene qual è uno dei mezzi, quali sono tra i mezzi di comunicazione più utilizzati al giorno d'oggi. Ma i social network. Social dovrebbe appunto farvi capire perché lo studio della sociologia è così importante se vogliamo parlare di comunicazione. E poi c'è un insegnamento specifico legato alle tematiche del diritto. Anche questo è un argomento importantissimo nell'ambito della produzione dei nuovi media, perché i nuovi media hanno portato tutta una serie di problematiche nuove anche nel campo del diritto. Pensate ad esempio alla proprietà intellettuale in una società come quella odierna, in cui un prodotto artistico, ad esempio una canzone, può essere copiata e divulgata illimitate volte e molto molto facilmente. Allora è giusto approfondire anche questi argomenti, questi aspetti. Il corso, un'altra sua peculiarità, è quello di essere interclasse, ovvero appartiene a due categorie di corsi di laurea, la categoria L20 che è quella delle scienze della comunicazione, ma anche la categoria L31 che è quella delle scienze e tecnologie informatiche, in cui ricade anche il corso di informatica che è stato presentato prima. Al momento dell'iscrizione dovete scegliere in quale delle due categorie vi vorrete laureare, ma in realtà la scelta poi potete cambiarla più avanti. Solo nell'ultimo anno non sarà possibile cambiarla. In ogni caso, la classe di laurea non cambia gli insegnamenti che andrete a seguire. Quelli invece cambiano in base al curriculum che sceglierete. Abbiamo due curriculum, uno è quello di multimedia e industria digitale, che parla quindi del multimedia
in un aspetto più generico, e uno che invece è più focalizzato su un aspetto specifico del multimedia, che è quello della musica. In realtà l'ossatura di base di questi due curriculum è la stessa, quindi molti insegnamenti sono comuni a entrambi i curriculum, si differenziano solo per alcuni insegnamenti molto specifici. Per farvi un esempio, questi sono gli insegnamenti del curriculum di multimedia e industria digitale. Ora non voglio commentarli tutti perché sarebbe un'inutile perdita di tempo, adesso il tempo è poco e queste sono informazioni che riuscite a trovare anche online, ma vedete che il corso è organizzato proprio per dare spazio a entrambe quelle aree di cui parlavamo prima, quella informatico-tecnologica e quella più umanistica. Al primo anno abbiamo un insegnamento di informatica multimediale, però ce n'è anche uno di musica degli audiovisivi. E il terzo elencato, l'insegnamento di sociologia, abbiamo già coperto quelle tre aree viste prima. C'è matematica, ma anche lingua inglese, un laboratorio di programmazione, ma anche un corso di tecniche e linguaggi del cinema. Quindi questi aspetti continuano a intersecarsi tra di loro. Al secondo anno, vedete, c'è il laboratorio di programmazione web, ma c'è anche un laboratorio di ripresa e regia digitale, social media e così via. Quindi vedete che quella natura ibrida di cui vi parlavo è molto, molto evidente. Questi sono gli insegnamenti invece del curriculum in musica digitale e vedete che molti degli insegnamenti in realtà sono gli stessi che abbiamo visto prima, ce ne sono solo alcuni che sono più specifici, come ad esempio teorie e tecniche della musica contemporanea, quindi quello è un percorso da seguire se vi interessa l'aspetto musicale in particolare. Come si fa ad accedere a STM? Anche in questo caso, come per i corsi che avete visto prima, l'accesso è libero. C'è semplicemente una verifica della preparazione iniziale che viene fatta dopo che vi siete iscritti e che comunque non è di solito un problema per nessuno studente. Quindi confermo quanto detto anche dai miei colleghi, è difficile che qualcuno prenda un voto molto molto basso in questa prova iniziale. Se succede, comunque, lo scopo di questa prova è proprio quello di vedere se avete qualche lacuna e capire come colmarla. Quindi non preoccupatevi troppo di questa prova iniziale. Una cosa peculiare del corso di STM è anche il fatto che punta molto sull'attività di laboratorio. Siccome puntiamo molto sul pratico, allora ci sono tantissimi insegnamenti che prevedono attività laboratoriale, insegnamenti in cui non si studia solo teoria, ma si va proprio a mettere le mani sopra gli strumenti da utilizzare e a produrre dei prodotti multimediali. Qua vi mostro giusto alcuni dei laboratori che abbiamo nel corso di STM, da game programming, realtà aumentata, programmazione web, montaggio digitale e così via. Qua vi mostro un paio di esempi di lavori fatti dai nostri studenti. Quello sulla sinistra è un'app per Android che è stata fatta da uno studente nel corso di laboratorio di realtà aumentata ed è un'applicazione appunto di realtà aumentata, un piccolo gioco in cui viene mostrato un canestro posizionato sopra un marker e il giocatore può cercare di lanciare la palla e ovviamente fare canestro. L'immagine che vedete sulla destra invece è un render fatto con un programma di grafica 3D, quindi un disegno statico di questo personaggio fantasy, e anche questo è stato fatto nell'ambito dell'insegnamento di grafica 3D creativa. Questo in realtà devo dire che si tiene alla magistrale, non alla triennale. Avrei un sacco di esempi, non riesco a mostrarveli tutti adesso, io vi consiglio di andare su YouTube a cercare il canale STM UniUD e lì abbiamo un sacco di esempi di lavori fatti dai nostri studenti. Quindi se siete curiosi andate a dargli un'occhiata e troverete un sacco di bei lavori fatti dai nostri studenti. Dopo la laurea, la continuazione naturale di STM, se volete continuare a studiare, è la corrispettiva laurea magistrale di CMT, Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione,
Il grafico che vedete sulla sinistra vi mostra che cosa fanno gli studenti di STM a un anno dalla laurea. Il 44% di loro lavora. Il 33% ha deciso di iscriversi alla magistrale, invece, quindi ha continuato gli studi, e c'è un 6% che fa entrambe le cose, complimenti a loro, per riuscire a lavorare e studiare contemporaneamente. Poi un 6% di persone che vabbè, si sono forse un po' perse, non lavorano, non studiano, ma non c'è che non è anche lavoro, e ci rimane solo quell'11% di gente che a un anno di distanza non lavora, non studia, ma sta cercando lavoro. Attenzione, questo non vuol dire che sono stati disoccupati per un anno. Questo significa che dopo un anno stanno cercando lavoro. Potrebbero in quell'anno precedente aver già lavorato e poi aver lasciato quel lavoro per trovarne e cercarne, anzi, uno migliore. Quindi non significa che sono stati tutti quanti disoccupati. Secondo me sono risultati molto molto buoni e vi fanno capire che questo genere di laurea ha parecchi sbocchi. Io con questo concludo, ho fatto una presentazione molto breve, vi ricordo che comunque a marzo ci saranno degli eventi di approfondimento in cui potremo parlare più nel dettaglio di questi corsi. Se volete avere maggiori informazioni su STM, vi lascio innanzitutto un indirizzo email, tutorato multimediale@unudt. A questo indirizzo vi rispondono i tutor. I tutor vi ricordo che sono degli studenti, studenti come voi, che cercano di aiutare altri studenti, quindi andrete a parlare con persone che hanno vissuto e stanno vivendo in questo momento gli stessi problemi che potreste avere voi. E se volete qualche informazione aggiuntiva, date un'occhiata al sito web del corso che trovate sulle pagine del Dipartimento www.dmif.unudt/triennale/STM. E con questo ho finito. Dunque, io mi chiamo Matteo, sono uno dei due tutor per il corso di laurea di Scienze e Tecnologie Multimediali e qui in qualche minuto rispondo con il mio collega Emanuele a qualche domanda che ci è stata fatta nei giorni scorsi che abbiamo raccolto, sperando appunto di chiarire così velocemente qualche dubbio riguardo al corso. Una delle domande che ci è stata fatta riguarda le abilità, le principali competenze richieste dal mondo del lavoro. E ora appunto lascio la parola a Emanuele perché possa rispondere alla domanda. Eccomi qui, buongiorno a tutti i ragazzi, spero che mi state sentendo. Comunque riprendo un po' quello che ha detto il professore, ha appena detto il professore nella sua presentazione. Sicuramente le abilità che vi fornisce STM sono molto ampie e trasversali, oserei dire. Quindi le possibilità di lavoro sono diverse, diversificate, c'è tanto, i settori in cui un laureato in STM può andare a lavorare sono molti. E le abilità richieste ovviamente sono quelle, sono diverse in base al settore in cui potreste andare a lavorare, ma appunto il corso vi prepara trasversalmente, quindi ad esempio se trovate lavoro come sviluppatore web non solo avete la capacità di creare effettivamente un sito, ma avete anche le capacità di renderlo efficace dal punto di vista comunicativo, renderlo che sia ben leggibile, che sia ben visitabile, che non crei problemi. Insomma, avete delle capacità trasversali e ampie che vi consentono di avere di trovare un ottimo posto di lavoro, ecco. E seguo allora ponendo io una domanda a Matteo, visto che comunque sempre dalle domande che ci sono arrivate ci c'è stata una richiesta di un approfondimento, comunque di una spiegazione più dettagliata sul test d'ingresso. Sì, dunque, come ha appena illustrato anche il professor Pizzarelli, per il corso di Scienze e Tecnologie Multimediali non è previsto un test di ingresso perché si tratta di un corso di laurea ad accesso libero. È previsto però un test di valutazione delle competenze iniziali che si basa su dei quesiti di base e che prevede appunto delle domande di italiano, di matematica,
di informatica e di inglese, ma appunto quesiti molto di base, per cui a tutti gli effetti insomma non è necessaria una preparazione apposita per appunto dover superare uno specifico test. Quindi prima di passare la parola ai colleghi di informatica e di matematica, un'ultima domanda che riguarda invece l'organizzazione del periodo di studio, quindi dei semestri di lezioni e delle sessioni d'esami, a cui risponde sempre Emanuele. Allora, questa domanda ovviamente non è pertinente solo ad STM, ma vale un po' per tutta, diciamo, la struttura universitaria. È che in genere le lezioni, l'anno accademico, quindi un anno di lezioni, è organizzato in semestri, cioè il primo e il secondo semestre. Il primo semestre, c'è una parte, in questo semestre, diciamo, c'è una parte di lezione che, diciamo, di solito va da fine settembre, inizio ottobre, fino a fine dicembre, inizio di gennaio, e subito dopo questa parte di lezioni ci sono le sessioni d'esame, che sono due, una a gennaio e una a febbraio. Finite le sessioni d'esame, c'è il secondo semestre, che quindi va da inizio marzo circa a fine maggio, inizio giugno, e finito il secondo semestre ci sono le sessioni d'esame estive, che sono quelle di giugno e luglio, e successivamente a settembre la sessione autunnale di recupero, la sessione autunnale a settembre. Come vi dicevo, questo non è solo per STM, ma è in generale per tutta l'università. Comunque c'è arrivata questa domanda, quindi vi abbiamo voluto spiegare brevemente anche questo aspetto. Capiamo insomma che non tutti gli studenti delle superiori magari hanno dei fratelli o amici più grandi che già frequentano l'università, quindi anche queste cose che magari per noi che abbiamo già fatto l'università sono banali, ma per chi non l'ha fatto, chi non conosce nessuno che la fa, insomma è bene spiegarle, ecco. Bene, allora cedo la parola ai colleghi di informatica e di matematica e grazie. Noi comunque rimaniamo qui se volete farci delle domande in chat. Volevo rispondere invece a un'altra domanda che riguarda quali sono le lauree, le abilità più richieste del mondo del lavoro. Ecco, diciamo che questo dipartimento insomma ha un ruolo da padrone, se vogliamo, in questo senso, perché il mondo del lavoro nel mondo moderno nel quale viviamo, diciamo, le competenze informatiche e matematiche sono fondamentali, e soprattutto sia dal punto di vista proprio delle competenze concrete, visto che appunto l'informatica, come hanno detto bene nelle presentazioni dei corsi, ormai ci circonda in modo molto molto fitto, se vogliamo, e d'altro canto la laurea in matematica anche svolge un ruolo chiave non solo per le conoscenze per le competenze che vi permette di apprendere, ma anche proprio per la forma mentis che è richiesta dal mondo lavorativo. Cioè un matematico ha la capacità di affrontare i problemi che è ciò che viene richiesto appunto dal mondo del lavoro. Quindi è fondamentale. Allora, qua sono arrivate un sacco di domande. Beh, allora innanzitutto io rispondo a questa, magari poi lascio rispondere ai miei colleghi per le altre domande. E che consigli date per prepararsi al test? Diciamo il periodo estivo penso che sia più che sufficiente, e comunque tenete conto che l'università, in quanto, cioè tutti i corsi dell'università partono sostanzialmente da un livello zero, quindi complice anche il fatto che non ci sono test di sbarramento, comunque gli elementi base della teoria che poi andrete ad imparare vengono dati dall'inizio. Però per quanto riguarda appunto i test, direi che il periodo estivo è più che sufficiente. Io non ho, magari qualche mio collega invece lo ha, non ho dei testi di riferimento col quale prepararvi. Cioè non vi saprei dare dei nomi, però insomma la matematica fatta alle superiori dovrebbe essere sufficiente. Sì, se posso aggiungere che solitamente, diciamo a settembre, l'università offre dei corsi di matematica di base rivolti alle matricole. Questi sono molto utili per colmare, diciamo, alcune lacune che si possono avere dalla preparazione che si è ricevuto durante le superiori. Quindi anche seguendo questi corsi di matematica di base che vengono offerti per quasi tutti i corsi di laurea scientifici, si riesce poi a superare il test d'ingresso senza grossi problemi. Sì, questo vale anche per informatica. Beh, mi presento, sono
uno dei due tutor di informatica, il mio collega non è potuto essere presente oggi, comunque rappresento tutti e due. Vi vedo molto partecipi, molto presenti sulle domande inerenti al test d'ingresso. State tranquilli, la preparazione matematica, penso per tutti i test d'ingresso del dipartimento, la preparazione che viene data alle superiori dovrebbe essere sufficiente a passare senza problemi il test d'ingresso. In particolare ho messo in chat, penso lo vediate, nelle domande ho fatto un annuncio e ho pubblicato un link del sito dell'Università di Udine che riassume un pochino i requisiti e tutto il regolamento per quanto riguarda il test d'ingresso. Io ho collegato quello per informatica e IBM, ma se cercate sul sito dell'università trovate lo stesso anche per gli altri corsi di laurea, insomma. Ecco, scusate, non sono di nuovo dovere. Volevo solo aggiungere una cosa che appunto è una novità, l'avevamo decisa qualche giorno fa. Visto che l'anno scorso il corso per il test d'ingresso è stato tutto videoregistrato a causa del Covid, e abbiamo intenzione di metterlo a disposizione online tra poco, e quindi potete anche seguirlo prima che a settembre, anche quest'estate, quando volete. Quindi sarà a disposizione, dovrete registrarvi, non iscrivervi all'università, dare nome e cognome, non sarà libero accesso, uno deve in qualche modo prima registrarsi, perché non possiamo mettere un corso libero per tutta Italia, così diciamo. Però se voi vi registrate potete seguire in anticipo il corso introduttivo tenuto dal professor Liessi, che ha fatto veramente un bel corso quest'anno. Ma non preoccupatevi del test d'ingresso, veramente. Sì, c'era un'altra domanda che è arrivata nei giorni scorsi che chiedeva in particolare se il TOLC I invece che il TOLC S è accettato lo stesso per l'accesso a informatica. È tutto scritto nel regolamento, quindi guardate il link che ho messo in chat. Ok. Buongiorno, mi presento anch'io, sono il moderatore di questa live, non mi sono fatto sentire fino ad adesso. E vi ringrazio a tutti per aver partecipato a questa presentazione del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. E prima di lasciarvi vi ricordo di compilare a tutti gli studenti che hanno partecipato il form che è stato mandato in chat, lo trovate in alto all'inizio della chat, e questo form compilatelo per il riconoscimento della presenza che poi verrà comunicata alla vostra scuola. E vi ringraziamo ancora per aver partecipato e buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.